Salve a tutti ragazzi, sono ZWilix, oggi sono qui con un nuovo video in cui vi parlerò di due notizie, ovviamente di GTA 5 e GTA Online. Nella prima vi parlerò del fatto che praticamente il doppiatore che interpreta Franklin Clinton, ovvero Sean Fontana, in un'intervista ha confermato l'uscita di un'espansione in futuro, che ovviamente uscirà su GTA 5. Riguardo invece la seconda notizia, vi parlerò, ahimè, della possibilità che purtroppo la Rockstar in un lontano futuro potrebbe smettere di fare espansioni e aggiornamenti per GTA 5 per Xbox 360 e PlayStation 3. Prima di cominciare vi ricordo di lasciare un bel like perché c'è una somma di 2 secondi, inoltre iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per altri contenuti, direi che possiamo cominciare subito. Per prima cosa vi mostrerò quel pezzo del filmato in cui il doppiatore conferma una futura espansione per GTA 5, ovviamente non si sa se GTA Online o GTA 5. Ecco il filmato dell'intervista. A star is born. Put me down, baby. Put me down. So what's next, though, man? You produce the show. Well, right now, man, you know I'm doing a few shows, man. I'm doing a few reality shows. I'm working on with DJ Pooh right now, man. But we working on the DLC downloadable content, man, for Grand Theft Auto 5, and that's real big, man. That's okay. Like first on my list. Quello che avete appena sentito era il doppiatore che ha rilasciato a sorpresa questa notizia di un'espansione che uscirà in un futuro però non specificato da lui. Dato che appunto si tratta del doppiatore unico ed ufficiale di Franklin Clinton ed inoltre ha detto di questa notizia, ovvero che uscirà ovviamente un'espansione in un futuro non specificato, sicuramente questa espansione ci sarà Franklin Clinton. Le possibilità secondo me sono due, potrebbero uscire due tipi di espansioni diverse. O l'espansione della rapina in banca in cui poi Franklin Clinton comparirà in una scena magari anche insieme a Ron e Lester e quindi si ritroverà davanti i personaggi di GTA Online, i nostri personaggi di GTA Online, oppure si tratterà di un'espansione sul single player. O addirittura potrebbe essere entrambi, chi lo sa. Tutto ciò è stato confermato poi, tempo fa, molto tempo fa, dalla Rockstar, in cui disse: vi daremo le rapine, vi daremo un'espansione sul single player, vi daremo questo, quello, eccetera. E per ora, come sappiamo, ovviamente non c'è un'espansione né riguardante il single player né riguardante le rapine in banca. Ci sono poi vari rumors che confermano l'uscita dell'espansione per il single player per primavera 2015. Primavera perché il doppiatore di Franklin ha lavorato giusto qualche mese fa per registrare qualche scena, ovviamente per i produttori della Rockstar, che non so cosa abbiano intenzione di fare, però se ha lavorato qualche mese fa sicuramente qualcosa uscirà in futuro. Purtroppo però questa DLC che dovrà uscire, e parliamo a proposito della seconda notizia, forse non ci sarà su PlayStation 3 e Xbox 360, in quanto queste due console in futuro potrebbero non avere più la potenza adatta per far girare le espansioni che usciranno, come anche in questo caso questa del single player. Chi lo sa, non si sa ancora nulla. Per fortuna, almeno riguardo l'espansione sulle rapine in banca, come molti di voi sapranno, però mi tocca ripeterlo perché sennò poi la gente me lo chiede, uscirà senza problemi su PlayStation 3 e su Xbox 360. Sicuramente ci sarà qualcuno, qualche intelligentone che mi farà questa domanda, però pazienza. Comunque sia, ciò lo ha detto la Rockstar rispondendo a questa domanda. Ora che GTA 5 è disponibile nelle console next gen, che sarebbe Xbox One e PlayStation 4, vi dimenticherete di noi? Noi è riferito a quelle persone che hanno GTA 5 per PlayStation 3 e Xbox 360, in quanto questa persona che ha fatto la domanda ha GTA 5 per old gen. La Rockstar, oltre alle solite cagate inutili come risposta, ha risposto che cercheranno di mettere più aggiornamenti ed espansioni possibili per queste due console. Anche se poi in un futuro purtroppo ci sarà un punto in cui le espansioni non si potranno più tecnicamente fare a causa del vecchio hardware che la PlayStation 3 e la Xbox 360 hanno. Quindi queste espansioni, se nel vecchio hardware non funzioneranno, allora funzioneranno solo nelle nuove console. Però ragazzi, non si sa mai, cioè non si sa ancora praticamente nulla, tutto ciò è vago, quindi le espansioni che usciranno tra due mesi potrebbero benissimo funzionare, quindi smettere di far funzionare le espansioni anche tra un anno, due anni, non si sa quanto, oppure nel peggiore dei casi appunto tra due e tre mesi smetteranno di fare espansioni sia per PlayStation 3 e Xbox 360. Non si sa ancora nulla ragazzi, non si sa ancora nulla. Detto questo, lascerò la mia pagina Facebook come anche tutte le fonti e come anche il video dell'intervista al doppiatore nella descrizione di questo video. E per favore lasciate un piace, ci vogliono solamente 2 secondi, cliccare quel bottone blu. Inoltre iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per altri contenuti. Da ZWilix è tutto, al prossimo video!